Quindi i tuoi nonni vivevano nella Rocca, tu nella Rocca c'eri spesso da bambino? Diciamo quasi tutti i giorni, perché mia zia faceva le sarte, mia mamma ci portava lì, giocavamo là 18 con tutta la banda attorno alla Rocca, nell'interno della Rocca dove facevano l'arena, lì dove c'è il cinema verde. Sì, sì. Noi abbiamo sempre vissuto. E poi la bottega di tuo padre, del nonno, non aveva lì la bottega? No, ora. In quel periodo lì mio padre la bottega aveva là, dove dopo hanno fatto l'odio, da quelle parti là. Ah, l'aveva là? Dopo la guerra l'ha messa. Ah, fu dopo la guerra che portò la bottega in piazza Pompiglio, la bottega dei Maniscalco. Sì, prima non ce l'aveva. Va bene, allora andiamo avanti. Quindi tu dicevi spesso, che cosa vedevi? Niente, noi eravamo lì che si giocava, un bel giorno arrivano. Parliamo del 37 all'incirca, 1937. All'incirca, ecco, perché eravamo bambini. 38, 1938. Che uscivano dalla Canna del Fascio e lì c'era, vicino all'ingresso del Palazzo Verdi, del Teatro Verdi, per andare dove adesso c'è il ponte elevatoio, lì c'era un portone, sempre chiuso, perché quello era il deposito dei banchi degli ambulanti, non è come adesso che arrivano quei carri che hanno i mattinetti idraulici che aprono il camion e tutto. Allora lì tenevano tutte le asce, tutti i cavalletti, i banchi, tutto per fare i banchi al giorno del mercato, al giovedì. E il portone era chiuso, un giorno arrivano 3-4 che escono là dal circo del Fascio, lì dove c'è la torre. Il circo del Fascio è dove c'era dopo ci fu il circo del Partito Comunista. Dopo l'ha preso i comunisti, ha fatto un cambio di gestione, ma era sempre quelli. Vabbè, andiamo avanti, lasciamo perdere queste note polemiche, andiamo avanti. Allora, arrivano questi 3-4, noi bambini curiosiamo, poi si avvicina anche dalla gente e scopriamo, o sapevamo già un po', che sta leggenda che da fuori il popolo un tunnel andava a Bertinoro. Questi 3-4 vanno dentro, stanno dentro un pezzo, entrano in questo portone, poi si dicono di stare un po' di non avvicina. Dopo un bel po' di tempo escono e dicono che avevo un tubo arrugginito nelle mani e qualche cosa, poi dicono che sono arrivati sino all'istituto, alla Madonna Tfura, ma il tunnel dopo l'istituto là, magistrale, e dopo lui è ostruito. Noi abbiamo, da bambini, non è che crediamo quello che hanno detto dalla gente grande, che uscivano di lì, la porta si è chiusa, via via. La scoperta della balla che hanno raccontato... Ah, viene dopo, però aspetta che adesso ci fermiamo un secondo.